Gentili signore, egregi signori, buonasera. Da quasi 30 anni gli amici dell'organo di Locarno organizzano il 26 dicembre un tradizionale concerto di Natale, che si è sempre svolto sino a quest'anno nella collegiata di Sant'Antonio a Locarno. Il 2020 è stato un anno molto difficile e lo è stato anche per noi e per la nostra organizzazione concertistica. La prima parte dell'anno ha visto la cancellazione di tutti gli eventi previsti dalla nostra associazione, mentre a partire dall'autunno siamo riusciti a svolgere regolarmente due concerti e le matinée. Questo concerto, che oggi trasmettiamo in streaming, vista l'impossibilità di tenerlo in presenza, sarà un po' diverso. In primis perché trasmettiamo dalla chiesa parrocchiale di Brione sopra Minusio, nella quale quest'anno non abbiamo purtroppo potuto tenere regolarmente i concerti. E secondariamente, poiché oltre all'organo ci saranno vari amici dell'associazione che accompagneranno questo concerto con i loro strumenti, un concerto che vedrà il programma incentrato sulle musiche di Natale. Lasciamo subito lo spazio alla musica e iniziamo il concerto con Alessandro Passuello all'organo, che eseguirà due brani. Il primo, un tradizionale brano natalizio, Stille Nacht, che sentirete in una versione molto particolare. Thank you.
Il terzo brano in programma questa sera è una composizione dell'autore tedesco Josef Rheinberger. Rheinberger fu organista e visse in Germania durante il Romanticismo. Il brano è stato scritto originariamente per oboe e organo. Questa sera però lo ascolteremo eseguito dal flauto traverso, suonato da Eli De Garbani Nerini, e dall'organo, suonato nuovamente da Alessandro Passuello. Buon ascolto! Dopo aver ascoltato questo brano di Rheinberger per organo e flauto, ci spostiamo in Francia dove troviamo Louis Vierne,
Louis Vierne fu un compositore francese che visse durante il tardo romanticismo e fu non solo un compositore, ma anche un celebre organista. In particolare fu il titolare della cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Cieco, riuscì comunque a mantenere la sua posizione all'organo di Notre-Dame fino alla morte. Nel 1937, proprio durante un concerto, morì alla console dell'organo di Notre-Dame. Di Louis Vierne ascoltiamo Corale, un estratto dalla Seconda Sinfonia, Alessandro Passuello all'organo.
Il prossimo brano in programma, Es ist ein Rosensprungen, è spuntata una rosa, è un celebre canto natalizio dell'area tedesca. Il brano è molto antico e fu stampato per la prima volta nel 1599. Tuttavia, la versione più celebre, che ascolteremo oggi, è quella del 1609 di Michael Praetorius, un compositore vissuto a cavallo fra il 5 e il 600. Praetorius non solo armonizzò il brano a quattro parti, ma ne adattò anche il testo, in particolare la seconda strofa, dove viene paragonata la purezza della rosa a quella di Maria. Il testo del brano è tratto principalmente dal libro di Isaia. Ascolteremo di Michael Praetorius, Es ist ein Rosensprungen, eseguito da Andrea Petrazzini all'organo, Tosca D'Alessi al violino, Elide Garbani Nerini al flauto traverso e Elena Reveland alla voce.
Il prossimo brano in programma è intitolato Schafe können sicher weiden. Il gregge può pascolare al sicuro. Ed è un'aria per soprano tratta dalla cantata Bach Werke Verzeichnis 208 di Johann Sebastian Bach. Il brano richiama lo spirito pastorale grazie all'organico previsto nella versione originale dal compositore tedesco. Due flauti, basso continuo e voce solista. Il brano è celebre non solo nella sua versione originale, ma in particolare in un arrangiamento scritto successivamente per pianoforte, arrangiamento ripreso da vari pianisti celebri nel corso degli ultimi anni. Questa sera eseguiremo Schafe können sicher weiden con Elena Reveland alla voce, Eli De Garbani Nerini al flauto traverso, Tosca D'Alessi al violino e Andrea Pedrazzini all'organo. Thank you.
Il prossimo brano, Quand Jésus naquit à Noël, è un estratto dalla prima suite di Natale del compositore francese Claude Balbastre. In Francia, nel corso del XVIII secolo, vi era la celebre tradizione da parte dei compositori di musica organistica di arrangiare temi popolari o ad ispirazione popolare e rielaborarli in complesse composizioni per organo. Balbastre, ad esempio, scrisse varie suite per organo, ciascuna composta da vari movimenti ispirati sempre a melodie popolari. Anche altri compositori francesi dell'epoca, come Louis-Claude Aquin, scrissero delle suite di Noël, pubblicate poi in Livres de Noël, libri di Natale. Quand Jésus naquit à Noël è l'ultimo movimento della prima suite di Claude Balbastre. Il tema, introdotto inizialmente dal cornetto dell'organo, viene poi ripreso da varie sonorità, nelle varie reprise, nelle varie variazioni, dai flauti, dal cromorno, da varie sonorità che tendono sempre a richiamare lo spirito pastorale e natalizio. Il grand jeu finale, ossia un suono estremamente caratteristico e stentoreo, decreta l'arrivo del Messia sulla terra.
Il prossimo brano, Let the Bright Seraphim, è un'aria estratta da un oratorio, Sansone, di Georg Friedrich Händel, composto fra il 1741 e il 1742. L'aria vede uno stretto dialogo tra la voce del soprano, interpretata questa sera da Elena Reveland, e la tromba, suonata da Michele Mossi. Il dialogo tra voce e tromba è molto stretto, sentiremo spesso dei brevi temi proposti dalla voce o dalla tromba e ripresi poi viceversa. Non solo, spesso i due strumenti si sovrappongono in dialoghi e imitazioni molto strette e davvero difficili da eseguire. L'accompagnamento e il basso continuo sono affidati all'organo e al violino suonato da Tosca d'Alessi. Thank you.
Torniamo ora alla musica del compositore francese Louis Vierne, del quale abbiamo ascoltato precedentemente un estratto della seconda sinfonia, corale, eseguito da Alessandro Passuello. Il prossimo brano invece è il finale della prima sinfonia, forse il movimento più celebre fra tutti quelli scritti da Vierne, poiché spesso eseguito durante i concerti d'organo. Questo finale è particolarmente riconoscibile grazie al tema introdotto fin dall'inizio dal pedale. Questo tema è alla base di tutta la costruzione musicale del movimento e viene passato di parte in parte durante l'intero brano. Alla fine del brano il tema ritorna poi al pedale e nella breve coda finale è possibile sentire lo strumento della chiesa parrocchiale di Brione Sopra Minusio al massimo della sua forza. Di Louis Vierne ascoltiamo Finale, estratto dalla prima sinfonia, eseguito da Andrea Pedrazzini.
Il prossimo brano che ascolteremo è intitolato Rondo ed è una composizione, forse la più celebre, dell'autore francese Jean-Joseph Mouret, vissuto a cavallo fra il 1600 e il 1700. Fu un compositore di spicco dell'epoca barocca francese e sentiremo come in questo brano l'autore esplora le sonorità cristalline degli acuti della tromba. In particolare Michele Mossi suonerà il trombino in La, una tromba di dimensioni ridotte che permette di raggiungere più agilmente i suoni acuti. Di Jean-Joseph Mouret, Rondo. Con il prossimo brano termineremo il nostro concerto di Natale 2020, ma prima di presentarvelo tengo particolarmente a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, in particolare i musicisti che hanno suonato questa sera, Elena Reveland alla voce, Elide Garbani-Nerini al flauto traverso, Tosca D'Alessi al violino, Alessandro Passuello all'organo, Michele Mossi alla tromba e coloro che invece dietro le quinte hanno reso possibile la trasmissione dello streaming. In particolare Simona Gerosa che si è occupata della regia video, Raffaele Pedrazzini che si è occupato del coordinamento tecnico dello streaming e Daria Canova che si è occupata del mixing audio. Senza di loro questa trasmissione sarebbe stata impossibile. Grazie. Termineremo ora questo concerto nel giorno di Santo Stefano del 2020 con l'esecuzione di uno fra i brani più celebri del repertorio natalizio, Adeste Fideles, conosciuto in italiano come Fedeli a Betlemme. Questo brano, dall'origine molto antica, è stato rivisitato più volte nel corso degli anni ed è di particolare interesse un arrangiamento celebre oltremare, in particolare in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Questo arrangiamento presenta originariamente 7 strofe, noi ne eseguiremo 4, ma è interessante notare come ad ogni strofa la musica e la composizione delle parti eseguite dai vari strumenti cambia, in particolare la voce esegue dei discanti sopra il tema principale e l'armonizzazione all'organo è particolarmente variata ed articolata.
A nome del Comitato dell'Associazione degli Amici dell'Organo di Locarno, giungano a tutti i più sinceri auguri di buone feste e di un buon inizio nell'anno venturo. Il nostro auspicio è quello nel 2021 di poter nuovamente incontrare il pubblico dal vivo ai concerti. Poiché grazie alle tecnologie siamo oggi in grado di trasmettere questi momenti musicali in streaming, ma niente può sostituire la musica dal vivo. Arrivederci dunque a presto e grazie ancora per averci seguito.